libro recente che è uscito di Domenico Pasquariello e Antonio Tobelli, Leopardi a tavola, che si articola appunto attorno a un testo che peraltro gli studiosi e i custodi del Fondo Leopardiano della Biblioteca di Napoli conoscevano già, ma è un testo molto curioso, scritto nell'ultimo periodo napoletano di Leopardi. Praticamente è l'elenco con la scrittura precisissima di Leopardi, è proprio elegante, precisa, accuratissima, l'elenco di 49 piatti che si pensa, dovevano essere amati da Leopardi. Qui si rivela un aspetto di Leopardi estremamente curioso, cioè in realtà non affatto curioso se ci pensiamo bene. In Leopardi, che sembra così lirico, così etereo, così spirituale in un certo modo, in realtà il corpo occupa una centralità assoluta. In tutta la meditazione leopardiana il corpo è veramente è la materialità dell'esistenza, ha un ruolo centrale. Quindi non c'è da stupirsi, possiamo dire, che ci sia stata in lui questa straordinaria attenzione nei confronti del cibo. E un altro aspetto ancora è interessante ricordare. Leopardi era monofago, amava mangiare da solo, non sopportava mangiare in compagnia, perché diceva non si può mettere assieme la conversazione con il gusto del cibo, il mangiare, che è in qualche modo... ho notato tra l'altro che in uno di questi, un altro precedente di questi vostri appuntamenti con Gregoretti, faceva proprio questa osservazione, diceva che a lui non piaceva mangiare in pubblico, mettere in scena, no? Questa qualcosa che è qualcosa di segretezza, il gusto, il piacere del cibo è qualcosa che appartiene, come dire, all'interiorità.